Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: «È fuori di sé». Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità, io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro», giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Dopo il tempo di Pasqua, dopo le feste seguite al tempo di Pasqua, la Santissima Trinità e la festa del Corpus Domini, riprendiamo il cammino ordinario, ma non per questo meno importante, nella vita, nella liturgia e nel cammino della Chiesa. E quindi riprendiamo la lettura continua del Vangelo di Marco, che è il Vangelo di quest'anno. E qui abbiamo un momento abbastanza decisivo, diciamo, della vita pubblica di Gesù. Il momento in cui Gesù, da una parte, si scontra in maniera abbastanza forte con gli scribi che erano scesi da Gerusalemme, i suoi nemici, gli scribi e i farisei, quelli che lo ostacoleranno di continuo e lo porteranno fino alla croce. Ma poi anche c'è il distacco dalla sua famiglia di origine. Gesù decide di, come dire, prendere le distanze proprio dai legami di sangue. Ecco, allora vediamo un po' questi due distacchi. Da una parte il distacco da una lettura tradizionale delle scritture, per cui Gesù si mostra come qualcuno nuovo. E allora i suoi detrattori, i suoi nemici, lo accusano. E di cosa lo accusano? Di essere d'accordo con i demoni. Lui scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ecco, questo travisamento della verità, questo ribaltamento della verità di Gesù lo chiama la bestemmia contro lo Spirito Santo. Evidentemente non è una bestemmia nel senso che intendiamo noi, una bestemmia vocale, ma è proprio questo travisamento della verità: scambiare l'opera di Dio con l'opera di Satana, ribaltare ciò che è vero e farlo passare
per ciò che è falso. Ribaltare il bene e farlo diventare male. Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Chiudere gli occhi alla verità per aprirli invece alla menzogna. Quando uno non vuol credere, noi diciamo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Quando tu vuoi chiudi il cuore, in un certo senso non c'è niente da fare. Infatti si dice tutti i peccati saranno perdonati tranne questo. Perché? Perché in questa posizione uno non vuole il perdono, perché pensa di essere nel giusto. Ecco, allora dobbiamo sempre essere attenti anche noi a non appropriarci, diciamo, della verità di Dio, perché nessuno di noi ce l'ha totalmente, a essere sempre aperti alla parola del Signore per metterci in discussione. E poi c'è anche l'altro distacco, il distacco da sua madre e i suoi fratelli. Non che Gesù si distacca dalla madre, evidentemente, non che si mette in contrasto con la madre, anche se i suoi familiari, dice il Vangelo di Marco, dicevano è fuori di sé, cioè è andato fuori di testa, vuol dire, no? E lo vanno a prendere, lo vogliono riportare a casa, perché si comportava in modo strano. E allora Gesù chiama sua madre e i suoi fratelli, chi fa la volontà di Dio. Cioè, come dire, io ho un'altra famiglia adesso. E adesso i legami non sono più basati sul sangue, ma sono basati sul criterio, sull'atteggiamento verso la vita. Se tu sei uno che vuol fare la volontà di Dio, diventi consanguineo di Gesù, entri nella famiglia di Gesù. Ecco, questa è la Chiesa. La Chiesa non è fondata su legami di sangue, di parentela o di altro, è fondata sul desiderio di fare ciò che Dio vuole, sulla chiamata di Dio a essere il suo popolo.